Ci spostiamo in provincia di Belluno, dove visitiamo il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Il parco misura 32.000 ettari ed è situato sulle montagne sulla destra del medio corso del Piave, a nord delle città di Feltre e Belluno. I rifugi montani, oltre alla tradizionale accoglienza che questi riservano, sono un valido campo base per affrontare escursioni in alta quota. Straordinaria è l'abbondanza di specie floristiche, a iniziare dal fiore assurto a simbolo del parco, la rara Campanula morettiana, che vive abbarbicata a impervie rocce. Immancabile la stella alpina, la regina dei fiori della montagna. Il paesaggio riserva al visitatore emozioni inaspettate per l'alternanza di dolci altipiani e pareti vertiginose. Risalendo verso le quote più alte, numerose specie faunistiche trovano l'habitat ideale, fra queste il camoscio, il capriolo, il cervo, nonché numerosi rapaci. Su questi luoghi si è scritta la storia europea. Un esempio è la Villa Centenere a Cesio Maggiore, che accoglie il miliare della Via Claudia Augusta, la strada romana che collegava l'Adriatico al Danubio. Altra significativa testimonianza la si trova nelle miniere della Valle Imperina. Sfruttate fin dai tempi preistorici e dalla Serenissima Repubblica, hanno trainato l'economia agordina fino a pochi anni fa. Profondi e stretti canaloni dovuti a fenomeni erosivi caratterizzano le valli del parco. Sensazioni forti si provano nella valle del torrente Miss, nei cadini del Brenton e nel lago del Miss, con la suggestione di acque dai colori cristallini. Ma tutto il parco è uno scrigno di tesori preziosi da visitare con rispetto e attenzione e, come le definisce il Buzzati, intime, segrete e commoventi per la solitudine paragonabile a quella dei deserti.